Padre Thomas, come immagina la società di domani, il mondo che verrà? È una buona domanda, una domanda importantissima, tanto dal punto di vista esistenziale quanto dal punto di vista etico. Io ho un sogno, diceva Martin Luther King, anche io credo nel sogno di un mondo senza violenza. Ci credo come ci credeva Nelson Mandela, come Mahatma Gandhi e come Martin Luther King. Dovrà essere un mondo senza violenza, in cui tutti gli esseri viventi stiano bene gli uni con gli altri. Un giorno avremo un mondo in cui non ci saranno più gruppi emarginati. We Shall Overcome era la grande campagna di Martin Luther King. E all'inizio nessuno credeva che ci sarebbe arrivati. E noi invece ce la faremo. È quello che dice questo inno, We Shall Overcome. Herder Camara, arcivescovo di Olinda, una grande personalità. Portavoce del movimento di liberazione in Brasile, teologo della liberazione, una volta ha detto: quando uno solo ha un sogno, il sogno resta tale, ma quando sono in tanti a fare lo stesso sogno, allora inizia una nuova realtà. E io credo fermamente in un mondo di questo tipo. E quando prendo il Nuovo Testamento e leggo Gesù, e vedo che anche lui ha posto una pietra miliare della nuova società e del nuovo mondo. Nella società del suo tempo, nella quale i bambini non avevano diritti di alcun tipo, ha messo un bambino al centro di tutto, dicendo agli apostoli: se voi non siete come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. E per me questo è l'inizio della visione del nuovo mondo. Noi dobbiamo rimettere al centro i deboli. Li abbiamo messi ai margini, ma dobbiamo rimetterli al centro. E non è una questione che ha a che fare col sentimentalismo, ha a che fare invece con il fatto che il mondo può sopravvivere solo in una prospettiva sostenibile, in modo che, in questo mondo, se rimettiamo al centro i deboli, tutti si possano sentire bene. Naturalmente mi è chiaro che questo obiettivo non lo riusciamo a raggiungere dall'oggi al domani. Non possiamo cambiare il mondo dall'oggi al domani. Siamo legati alle nostre tradizioni, al nostro modo di pensare e al nostro stile di vita. Ma un giorno lo porteremo così avanti che tutti gli abitanti di questo pianeta staranno bene e vivranno bene insieme. We shall overcome. E io ci credo. Padre Thomas, nella società che immagina, quale pensa che sarà il ruolo della Chiesa e della religione? Nell'epoca della globalizzazione, mentre il mondo si unisce a vari livelli e cerca di muoversi e agire insieme, le Chiese e le religioni giocano un ruolo essenziale. E il mondo di domani, il mondo globalizzato, dove tutto si collega con tutto, ha naturalmente bisogno anche di un'etica che protegga l'intero processo del cambiamento e dello sviluppo. Parlando di questo non posso dimenticare un grande uomo, il professor Hans Küng, che ha detto: il mondo globalizzato ha assolutamente bisogno di un'etica collegata. Con questa frase, egli chiama in causa tutte le chiese e tutte le chiese dovrebbero sentirsi responsabili di questo. Il cristianesimo nella società di oggi non ha bisogno di chissà quale nuova concezione o nuovo modello. Deve semplicemente mettere in discussione alcuni valori e alcuni stili di comportamento e tornare in questa riflessione alle sue radici. Così può giocare un ruolo anche nel mondo di domani ed essere presente essendone responsabile. Lei, Padre Thomas, ha cercato di sollecitare la Chiesa a ricordare il messaggio di amore e di compassione di Gesù per tutte le creature, incluse gli animali. Ha scritto una lettera aperta a Papa Benedetto XVI chiedendo che la Chiesa non volti lo sguardo da un'altra parte. Il 4 ottobre, festa di San Francesco, è venuto qui in Italia, a Roma, è andato in piazza San Pietro, è stato 4 giorni in
preghiera sotto la finestra del Pontefice, in silenzio, digiuno, rappresentando la sofferenza silente, muta di tante creature di questo nostro pianeta. Molti cattolici che sentono profondamente questa sensibilità si trovano in difficoltà a sentirsi parte di una Chiesa che invece non la condivide. Dove pensa che vada il futuro di questi cattolici e della Chiesa? Le loro strade si separeranno o si ritroveranno nelle parole di Gesù? Das stimmt leider und das macht mich total traurig. Purtroppo è vero e mi rende molto triste vedere che quei cristiani cattolici che hanno sviluppato una profonda sensibilità verso il pianeta, verso la Terra, non si sentono più bene nella loro chiesa. Io ricevo un numero impressionante di email, di SMS, chiamate, lettere, di persone che si sentono deluse dalla chiesa della quale fanno parte. Dicono che in essa non c'è posto per questa loro sensibilità. E allora penso, ma come? Proprio la Chiesa cristiana, che poggia su una sensibilità così profonda come quella di Dio verso tutte le sue creature, ancora non ha trovato un posto per il pianeta, per l'ecologia, per gli animali. Questo naturalmente mi rende molto triste. Io posso semplicemente dire loro, come disse il mio compatriota Papa Giovanni Paolo II quando è venuto in visita in Austria: nicht die austreten, sondern auftreten. Cioè, prendete posizione, fate sentire la vostra voce piuttosto che arrendervi. Anziché uscire dalla Chiesa cattolica e dal cristianesimo, bisogna alzarsi in piedi, sollevarsi, parlare, lanciare appelli. E questo credo che sia il cammino giusto per cambiare le cose. Al rappresentante di Cristo, Papa Benedetto XVI, ho detto: caro Benedetto XVI, Santo Padre, non possiamo più distogliere lo sguardo nei confronti degli animali che vediamo soffrire quasi davanti alle porte della nostra chiesa. Non possiamo più far finta di non vedere. Santo Padre, dobbiamo fare qualcosa. E questo lo chiedo come cristiano, come sacerdote, come animalista. Ci dobbiamo sedere insieme e rivedere questo aspetto. Per molto tempo non ho avuto alcuna risposta. Solo poco prima di mettermi in viaggio alla volta di Roma ho ricevuto una lettera d'annunzio di Vienna, il cui riassunto sostanzialmente è questo. Il Santo Padre Benedetto XVI mi ringraziava per la mia lettera, ma per farla breve è così tanto impegnato, ha così tanto da viaggiare, che non può occuparsi di questa cosa che gli ho chiesto. Per me questo vuol dire non ho tempo e questo per me non può essere, non lo posso accettare. Se il Santo Padre trova il tempo per certi artisti, per certi politici, per certe personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, atleti e così via, allora deve per forza trovare un paio di minuti per confrontarsi su questi temi scottanti e importanti. Non esiste che non riesca a trovare il tempo. Per cui a un certo punto ho impacchettato le mie cose e sono venuto a Roma. Ma non ho protestato. La security del Vaticano, le guardie svizzere, mi hanno chiesto cosa facessi lì, in piazza del Vaticano. Mi hanno chiesto che razza di protesta era quella mia. Ma io ho detto no, non è un'azione di protesta. Sono qui solo per sensibilizzare, a modo mio, per fare avere consapevolezza. Quo vadis Vatican? Da che parte sta il Vaticano? Quali sono i valori che sostiene il cristianesimo? Non possiamo fregarcene di disinteressarci degli animali e del pianeta. Io cerco di cambiare il mondo a modo mio. E Mahatma Gandhi ha detto: cerca di cambiare il mondo cominciando dalla persona che vedi nello specchio, da te stesso. E io non credo di fare nient'altro che questo: chiedere prima di tutto a me stesso quello che chiedo al mondo. Ognuno di noi deve provare a cambiare a modo suo un pezzettino di mondo. Il cristianesimo dispone di un'enorme energia, l'amore.
L'amore, non quello che si trova in superficie, ma quello che viene dal profondo, da Dio. Questa è l'enorme sensibilità divina. L'amore immeritato, cioè l'amore gratuito di Dio. Questa è l'enorme energia con la quale il cristianesimo può cambiare il mondo. Se poi lo farà attingendo a queste risorse, ce lo dirà solo il futuro. Padre Thomas, moltissimi giovani ascoltano la sua parola. C'è qualcosa che vuole dire? Sì, vi ringrazio. Voglio approfittare di questa occasione per rivolgere un appello a tutti i cristiani. Non importa dove lavorino o cosa facciano. Per favore, non dimenticate mai che noi siamo sale della terra e luce del mondo. E la luce e il sale non esistono di per sé. La luce esiste affinché si guardi oltre. Il sale esiste per dare sapore a qualcosa. Se perdiamo queste due qualità, allora, in questo mondo, in questo pianeta, noi cristiani siamo assolutamente superflui. Grazie.